eccoci qua, nuovo video. Io sono Carita Dolce e lei è Tamara, la mia sorellina. Siamo qua per un nuovo video di shopping. Evviva, siamo state da H&M e in tanti negozi, è vero Desi? Sì. Abbiamo fatto un po' di baldore, un po' di shopping tanti a caso. Sì, esatto. Io ho questo bel bracciale che mi ha regalato una ragazza che non mi ricordo chi, però è troppo carino e ti ringrazio tanto. Io ogni tanto indosso le vostre magnifiche creazioni e ti mando un bacio grande. E siamo qua quindi per farvi vedere tutte le nuove cose. Iniziamo subito H&M, ma non solo. Io sono andata da Maison du Monde, ovviamente. Ma sempre da sto Maison du Monde. Di nuovo, sì, ho fatto l'abbonamento praticamente dove ho comprato tutti i negozi. Sì, metà del stipendio a Maison du Monde, va bene, ok, ormai è così. Ho preso questi tovagliolini troppo belli, fa vedere anche questi qui. Questi sono della colazione per colazione, colazione primaverile. E queste invece sono shabby chic. Guardate come sono belle, questi piace tanto quando fai tipo le foto, non per usarle, è solo per bellezza. Lo metti vicino alla colazione e poi lo rimetti a posto. Ok. Comunque sono troppo belli questi tovaglioline e costano però 3 euro. Madonna, questo Maison du Monde è carissimo. Ragazzi, questi non vanno usati per pulire la bocca, assolutamente. Sì, durano un anno. E neanche un'altra cosa. Si riciclano. Però un'altra cosa sicuro no. Li usi e poi li rimetti a posto, li giri dall'altro lato e li metti a posto. Pidocchiaggine. Poi ho preso, guardate, questo cuoricino troppo bello. E ne ho presi due, troppo carini. Io sono fissata con queste cose che si appendono alle porte, alle tende, sono troppo belli. Ho preso questi due, uno bianco e uno color beige, grigio beige fango. Tortora, shabby, questo è qua. Super shabby, bellissimo. Questi li voglio usare per fare le tende, Nancy. Infatti ho fatto vedere già mamma, belli. Poi farò vedere nel mio room tour come sono venute le tende. Poi queste tazze preso sotto il mio consiglio. Esatto. Sono belle con tutti i fiori rosa. Sono super shabby. Queste qua sono anche un po' primaverili, però anche un po' antiche, classiche. Queste sono costavano una bellezza di 6 euro. Mamma mia. Costano, comprate due. Cioè se si rompe sta tazza ti viene tipo No, lei comunque ragazzi, poi sono andata anche da l'ultima cosa di Maison, ho preso questa qua e poi le altre cose vi ho detto sono nel vlog e adesso vi faccio vedere questa qua che è tipo un porta, che cos'è, un porta gioielli, ma anche per esempio delle sciarpine, quello che volete voi, è troppo carino e shabby. Comunque costa 10 euro sto coso. Infatti quando l'ha visto mio padre ha detto magari una gruccia vecchia 10 euro no, però è troppo bello. Giuro, la gruccia vecchia tu l'hai cattata 10 euro. Immagino che ha detto lo so fare pure io. Infatti sì, hai detto lo faccio io. Però è vero, si potrebbe fare, anche troppo bella. Io poi non resisto a queste cose. Comunque sono stata anche da Import, ragazze, più economico, meglio. Sì, è un negozio tipo Maison, però è più economico. Troppo carino. Poi ragazze, diteci nei commenti se voi conoscete altri negozi di questo genere, però un po' più economici, insomma, di Maison du Monde. E ho comprato da Import questo cestino. È un cestino che dentro è carino con i pois, perché il mio motivo è pois, ovviamente. O cuoricini o pois. Bravissima. E questo è un cestino dove dentro ci sono i pannucci microfibra che si possono utilizzare per pulire il viso. E poi questo cestino che guardate c'è anche un cuoricino qua. Ci voleva il cuoricino. Ci voleva. Si può usare anche per metterci dopo dentro quel che vuoi, insomma. Sì. Secondo tu che vuoi metterci? Il pane. E qua dentro. E quello è il cestino da bagno. Comunque poi ho comprato queste tende, è vero? Questo mi hai dato tu, questo è buono. L'ho scelta io, mi piaceva un sacco. È una tenda che costava solo 9,90 euro. È vero, no? È costa poco. Erano tutte scritte Sweet Home, Love. Guardate, non questa è troppo carina. Poi casomai vi faccio vedere quando questa la metterò nel bagno e vi faccio vedere poi come viene nel bagno. Spero che vada bene. Comunque una tenda da finestra super shabby. Poi ho comprato questa bottiglia per solo 1,90 euro. Per il vino. No, non è vero. L'ho comprata comunque l'ho comprata per metterci l'olio al peperoncino dentro. Troppo buono. Ed è molto bellina perché si chiude ermeticamente. C'ha anche il tappino qua sopra. Questo è il dosatore. Molto decorativa. Sì, a me piacciono molto queste bottiglie di vetro per l'olio, eccetera, che si mettono nella cucina. E poi ho preso per finire
questo qua che è abbinato, se vi ricordate, vi feci altro video dei prodotti sempre per la casa che comprai, gli acquisti casalinghi, casomai vi lascio il link, e comprai quel poggia asciugamani che è proprio uguale a questo. Adesso wow, quando ho visto questo qua si è porta sapone, infatti ci sto sale de bagne. Beh, il mio francese lo sapete, è peggio dell'inglese, quindi sì, vabbè. È comunque molto carino per metterci la saponetta e metterlo nel bagno proprio a completo con il portafoglio. Ma tu la usi la saponetta? In verità non tanto, però io uso più il sapone liquido. Vabbè. Però mi piace proprio di bellezza, capito? Sì, bella da vedere. È bello da vedere, no? Molte cose io le tengo solo per bellezza, non le uso, ho paura di sporcarle. Comunque questo è in offerta, invece di 17,90 solo 8,90 euro. Wow. Una grande affare. Ne prendevi più 4. Che devo fare? Devo spargere sapone per tutta la casa. È sempre per time. Passiamo quindi agli... Ci hanno sentito fino a New York. Ma è rotto, non è rotto, vabbè. H&M. H&M. Egli è viva. Siamo troppo troppo felici. Mi avete spese soldi? Mi avete spese soldi? Allora, no, H&M economico, sì, economico. Io ho preso questa qua con i saldi che è troppo bella. Wow. Sembrerebbe un pigiama. Ma lo è. Di no, quelli che metti così per la casa, no, no. Ma non lo è, l'ho pagato la sera. Comunque stava 44,90, cioè chi so cazzo su costo 44,90, 15 euro, assai, pure assai. Comunque è tipo una, guardate, una cosa lunga, lunga lunga. Beh, sotto c'ha una l'elastico ed è tipo di tuta, è molto bello, per si portano questi qua, sai come Nancy si mette questo e gli anfibi con le calze velate sotto nere, fa in stile un po' gli anfibi, gli anfibi da giovane, le scarpe da ginnastica. Però poi a me mi viene sto dubbio, no? Io se ne metto solo questo con le calze sotto, anche se non è molto corto, no? Però comunque fa fit. Ma poi soprattutto a Roato ho studiato così, c'è questo coso lungo. E niente. Al concerto. Calze pelate. Al concerto di One Direction. Bravo, no? Perché si fa cavaretta così mi ricoverano. No, come fai a fare esercizi con la gonna? Se vado alla posta pure mi ricovero, spesso non possiamo fare. Siamo, ragazzi, consigliatemi come abbinare sto mausoleo che ho comprato. Io poi con poteste cose. Se vai alla moda, l'ho visto a quello, l'ho visto a quell'altro, caprona. E poi dopo non so come cacchio indossarlo, e soprattutto quando metterlo, quindi rimane nell'armadio a prendere polvere. Vai uno io, uno tu, vai Nancy, fai vedere tu. Facciamo la sfida all'ultimo H&M. Io ho preso questo. Ah, il poverino dell'Oreo. Lo avrei data nel reparto H&M. Sì, c'è un reparto più elegante. Vendono cose più eleganti. Okay, c'è un unico capo che costa 25 euro di H&M, l'ho preso io. Va bene, lasciamo stare. Carissimo. È un pulloverino, però mi piace. Però di cotone, carino, carino. Con i bordini neri, con le maniche a tre quarti, guardate quanto è carino. Poi mi piace questo motivo tutto un motivo buberella, sì, no, buberellato, no, tutto sopraelevato, diciamo. Sì, sì, così. Bellino. E molto magari, molto shabby. Sì, magari per la sera su un vestitino nero oppure su un top nero, sai, per rendere una cosa più. Secondo me sì, verso le 8 di sera, se vai in chiesa a pregare te lo puoi mettere. Non sto col vestitino nero, vado in chiesa, vabbè. Io ho comprato poi questa maglia che è molto particolare, guardate. Poi dici a me, invece una maglia da salute a bianco. Quanto allora, maglie della salute ti compri bianco? Io ne ho molte, io molte, sono un po' malata. Sono un po' malata di maglie della salute, maglie per sotto, canotte intime, sono un po' male perché... Cambio e scambio, vedete per esempio pure mono. Non io ce le ho, però... Molte. Ragazze, pure voi si compro le maglie della salute proprio. Sì, ma a ripetizione fanno delle usi e poi le butti, vabbè. No, ma ti fanno venire la salute, cioè si chiamano maglie della salute. Comunque questa qua è della linea Basic di H&M, costa solo 5 euro ed è carina perché la puoi usare o per sotto ma anche per la palestra. A volte cambia e scambia, la metti una volta, la butti. Ah, oh, raga, più di 5 euro la maglietta. No, niente, pure. Io ho preso un'altra maglietta della salute. Ah, però questa ha righe, guardate quanto è carina. Bianca con le righe, non so se sono blu o nere, vabbè. È bellina, dai, è aderente, semplice, questo 9,90 euro. È tipo marinaretta, Nancy, sì, questa è marinaretta. Troppo carina. Sui jeans secondo me è proprio carina. Sì, diciamo semplice però un poco alla moda. Non cercavo. Vabbè. Io invece guarda i miei soldi tipo vado questo maglioncino. Te l'ha comprato pure mia mamma uguale. Sì. Ho detto mamma. E poi c'era dello stesso modello pure leopardato, orrido, però per fortuna l'hai comprato così. No, mi ha vietato, mi ha minacciato e mi ha proprio Ho proibito, basta leopardato.
dato. Si è detto basta. Sto diventando anche shabby. Vai, anche brava, io. Guarda, tutto qua con i bottoncini, molto bello, molto carino. Ti metterà anche aperto con la magliettina, sì, da sotto questa qua, oppure chiuso. Tu come suggerisci? Io chiuso lo metterei. Ok. Con anche sopra un mantello di una sciarpa. Ave Maria. L'ha preso pure mia mamma. Infatti ho detto, mamma, cioè, c'è una certa copiona. Dai, col bois. Invece no, perché comunque uno stile è proprio semplice, che va bene qualsiasi età comunque. Dalle va bene, mamma, speriamo che non ha guardato questo video. Dalle bimbe alle vecchie. Una certa età, vecchia, 70 anni. No, vabbè, mia mamma è giovanissima, ovviamente. Ciao, mamma. Mia mamma. Ciao. E tu poi che hai preso? Io basta, ragazzi. Ma la solita tricchia, cioè la solita tricchia. Pochi capi ma ricercati, come no, dico ma sempre io. Pochi capi, meglio ma... poco ma buono. Madonna, che tricchiaggine, ma. Poi aspetti i soldi dell'estate, io. Brava. C'è ancora un po' di tempo. Mi sono dimenticata una cosa. Restate qua. Oddio, chissà che obbrobrio. Perché? Un bel fiore finto per Nancy. Ciao. Guardate, cioè, che grande la mia faccia. Ho comprato questo fiore finto per metterlo in quella damigiana, una specie damigiana dipinta che mi ha fatto mamma. E guardate com'è bello, l'ho comprato da Maison, mi stavo dimenticando di farvelo vedere. È troppo bello. Troncabello. A me piacciono molto i fiori finti, anche veri, però quelli veri poi mi dispiace perché si seccano e quindi li compro anche finti. Comunque questo fiore, ragazzi, sta a 15 euro. Ma su Maison da mondo si ubriaca, non lo so. Comunque questo qua mi deve durare, lo darò in eredità alle mie figlie, ti giuro, veramente, comunque è bellissimo. Quindi questo è tutto, ragazze, speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto e come al solito, se vi è piaciuto... Ma che vuoi dal mio fiore? No, aspetta, mettiti fiore in bocca. Fiore in bocca. Ragazzi, un pollice in su per il mio fiore in bocca. Vi diamo un bacio grande, wow, e ci vediamo al prossimo video. Ciao.